Leggiamo una storia con la maestra Sne. Oggi, bambini, vi leggerò una storia. Siete pronti? Allora fate molta attenzione. Eccoci qua, come promesso, vi leggo una storia. La storia che vi leggerò oggi è la storia di una piccola ape che si chiama Pungiglina. C'era una volta un'ape piccolina che si chiamava Pungiglina. Era un'ape molto allegra, le piaceva tanto volare di qua e di là, di fiore in fiore, per assaggiare un po' di polline. Volava in un grande prato di una grande fattoria, dove c'erano tantissimi fiori, animali ed insetti come lei. Alcuni correvano per i prati e strisciavano per terra, altri volavano felici nel cielo, altri ancora nuotavano in un piccolo laghetto che si trovava vicino al recinto dei cavalli. Vola vola tra un fiore e l'altro, incontrò un gattino. Cosa fa quel bel gattino che per strada se ne va? Gattono qua e là, gattono che felicità! Pungiglina, incuriosita, si avvicinò al gattino per gattonare insieme a lui, ma senza accorgersene lo punse col suo piccolo pungiglione. Il gattino si arrabbiò e disse: "Siamo stati in compagnia, però mi hai punto e vado via. Ciao!" La piccola ape diventò molto triste. Non riusciva ad avvicinarsi a nessuno che, sac, con quel suo pungiglione pungeva tutti. E nessuno voleva più giocare con lei. Tutti la chiamavano Pungiglina proprio per questo. Mentre, appoggiata ad un fiore, piangeva tutta sola e triste, venne da lei l'ape più saggia dell'alveare, Giovanna, e le disse: "Lo vedi, Pungiglina? Se vuoi avere degli amici con cui giocare, non devi pungere tutti. Devi stare attenta. Il pungiglione si usa solo quando sei in pericolo, per difenderti dagli animali e dalle persone che ti vogliono fare del male. Vola a fare un giro e fai la brava questa volta." A furia di sentirselo ripetere, la piccola ape decise di accontentare l'ape Giovanna e continuò a svolazzare nel cielo. Vola, vola tra un fiore e l'altro, incontrò un serpente. "Cosa fa quel bel serpente che per terra se ne va? Striscio, striscio qua e là, striscio, striscio in libertà." Pungiglina, incuriosita, non punse il serpente e provò a strisciare insieme a lui. Dopo un pochino si stancò e salutò il suo nuovo amico. "Siamo stati in compagnia, ora però volo via. Ciao!" Vola, vola tra un fiore e l'altro, incontrò un pesciolino nel lago. "Cosa fa quel bel pesciolino che per l'acqua se ne va? Nuoto, nuoto qua e là, nuoto contento, tralalla." Pungiglina, incuriosita, non punse il pesciolino e provò a nuotare insieme a lui. Dopo un pochino si stancò e salutò il suo nuovo amico. "Siamo stati in compagnia, ora però volo via. Ciao!" Vola, vola tra un fiore e l'altro, incontrò un coniglietto. "Cosa fa quel bel coniglietto che per strada se ne va?
Salto, salto qua e là, salto, salto, opla! Pungilina incuriosita non punse il coniglietto e provò a saltare insieme a lui. Dopo un pochino si stancò e salutò il suo nuovo amico. Siamo stati in compagnia, ora però volo via. Ciao! Vola, tra un fiore e l'altro, incontrò un cavallino. Cosa fa quel bel cavallino che per il prato se ne va? Trotto, trotto, qua e là, trotto, trotto con felicità. Pungilina incuriosita non punse il cavallino e provò a trotterellare insieme a lui. Dopo un pochino si stancò e salutò il suo nuovo amico. Siamo stati in compagnia, ora però volo via. Ciao! Era oramai arrivata la sera e la piccola ape cominciava a sentirsi un po' stanca. Detto fatto, decise di tornare all'alveare. Giovanna la stava aspettando e le chiese: "Cosa hai fatto?" "Ho incontrato un gattino e volevo gattonare assieme a lui, ma si è arrabbiato perché lo punto. Dopo però ti ho ascoltato e non ho punto nessun altro perché nessuno mi voleva fare del male. Ho incontrato un serpente. Pente e ho strisciato insieme a lui, un pesciolino e ho nuotato con lui, un coniglietto e ho saltato con lui, infine ho trovato un cavallino e ho trotterellato insieme a lui", disse Pungilina. "Benissimo", le rispose l'ape Giovanna. "Hai visto? Non hai più punto nessuno e hai trovato tantissimi amici. Ora che hai imparato a gattonare, strisciare, nuotare, saltare e trotterellare con tutti questi nuovi amici, cosa ne diresti di volare un po' assieme a me?" Cosa fa quella piccola ape che con Giovanna se ne va? Volando qua e là, un altro fiore profumato cercherà. Bambini, questa storia è finita, spero tanto che vi sia piaciuta. E adesso non è finita qui, vi propongo di fare due cose. La prima cosa è un gioco che potete fare con i vostri fratellini, con la vostra mamma e il vostro papà, come volete, o anche da soli. Provate anche voi a strisciare come il serpente, a nuotare come il pesciolino, a saltare come il coniglietto, a trotterellare come il cavallino e provate a fare finta di volare come l'ape Pungilina, d'accordo? La seconda cosa che vi chiedo di fare, se volete, è quella di colorare il libro di Pungilina. Il libro lo si può colorare in tantissimi modi, con i pastelli, con i pennarelli, ma non solo. Allora adesso vi farò vedere io come ho fatto. Questa è la mia copertina del libro di Pungilina. Ho colorato tutto con i pastelli, però per fare lo sfondo ho usato la temperina. Provateci anche voi. Qua il mio libro gigante di Pungilina. Allora, non solo ho usato i pastelli, ma se guardate bene, 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 ve lo avvicino, ve lo faccio vedere bene, Pungilina è stata fatta con della farina gialla. Provateci anche voi. Questo qua è il gattino. Ve lo avvicino bene, bene, bene. È stato fatto con della lana. Se avete a casa della lana,
Provateci anche voi. Ecco qua il nostro serpente. Lo avvicino bene bene, guardate bene. Il serpente l'ho colorato con tanti pezzettini di stoffa colorata. Provateci anche voi. Ecco qua il pesciolino. Per fare il pesciolino ho usato i pastelli e poi tanti pezzettini di carta di uova di Pasqua. Se avete ancora della carta di uova di Pasqua a casa, provateci anche voi. Altrimenti potete utilizzare semplicemente dei pezzetti di carta colorati, anche se non è la carta delle uova di Pasqua. Questo qua è il mio preferito. Per colorare il coniglietto ho usato tanto cotone bianco morbido morbido. È morbidissimo, bellissimo. Provateci anche voi. L'ultimo disegno l'ho colorato, ho colorato il cavallino con i pastelli e poi, ve lo avvicino bene bene, ho messo del caffè. Che profumo di caffè che c'è sul cavallino per fare il cavallino. L'ape Giovanna e l'ape Pungilina alla fine l'ho solo colorata con i pastelli. Per poter colorare il libro di Pungilina, dite a mamma e papà che la maestra Sne ha messo qui sotto al video, nei commenti, tutto il libretto da stampare, d'accordo? Ciao bambini e al prossimo video! Questo video è finito, però ricordatevi bambini che se anche non potete andare a scuola, le vostre maestre vi pensano sempre. Andrà tutto bene! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Fatevi aiutare da mamma e papà. Ciao bambini!